Domani, 30 aprile, si celebra il Jazz Day, una ricorrenza nata nel 2011 e sostenuta dall'UNESCO per esaltare questa forma di musica. El Sannio vanta uno dei maggiori esponenti del jazz contemporaneo. Parliamo di Luca Quino, trombettista e compositore beneventano, che come tanti altri colleghi sta vivendo il lockdown diviso tra famiglia e musica. Aquino ha aderito alla campagna We Are Italy, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri, e che ha visto protagonisti numerosi artisti italiani ed internazionali in un videomessaggio, ognuno alle prese con il proprio strumento. Un momento per sorridere e provare a dimenticare giorni difficili. La musica è l'arte forse che arriva più facilmente agli altri. Vediamo che la musica riesce ad allietare delle giornate che sono mai semmai pesanti, e noi questo abbiamo provato a fare con i nostri amici, con i nostri ascoltatori, anche a rischio di inflazionarci, a rischio di rendere tutto un po' colmo di idee e di messaggi musicali, poi ovviamente qualitativamente bassi, perché registriamo con delle attrezzature occasionali che abbiamo in casa, però vedo che tutti quanti, chi più chi meno per vari motivi, hanno comunque dato la possibilità di dare un messaggio di solidarietà, di pace, anche per far sì che gli altri potessero distrarsi dalla propria vita. Però non credi che, ora che si parla di ripartenza, di fase 2, non credi che il settore spettacolo sia stato non abbandonato, ma un po' dimenticato? Non si poteva fare qualcosa in più per i prossimi mesi? Sì, sono sicuro che in futuro, ora, a breve, ci saranno delle nuove indicazioni, delle nuove possibilità, perché al momento noi abbiamo proprio luce, siamo senza alcuna ipotesi, non c'è possibilità di realizzare né un'idea remota di poter realizzare un concerto estivo. Poi, una volta che arriva l'inverno, sarà ancora più difficile realizzarli nei teatri. Quindi, noi l'unica possibilità al momento che vediamo è il vaccino, ma come sappiamo, il vaccino sarà nostro fra chissà quanto tempo. Ma ci aspettiamo sicuramente più attenzione, e siamo sicuri che fra poco ci sarà più attenzione.